Grazie.
questa visione. Naturalmente noi ci riferiamo, il fatto stesso che siamo qui stasera a pensare, a porci in ascolto, a porci domande, vuol dire che la resa alla morte non ci sembra l'unica possibilità. E allora qual è l'altra possibilità? L'altra possibilità è di pensare che noi non siamo giudicati verso la morte, ma siamo pellegrini verso una vita che vince, vince la morte. Ancora una volta ricordo il bisogno di quell'amore vittorioso, di quel padre e madre accogliente, il cui abbraccio ci garantisca che alla fine di tutto, oltre tutti i dolori, gli amori, le passioni, le gioie, c'è un amore che resta, c'è un abbraccio, come dice, un abbraccio accogliente. Mi chiedo, se è così, se è vero questo, se è vero che siamo tutti alla ricerca di questo unico vero amore che non ci perderà mai, perché ci rifiutiamo tante volte di cercarlo, di riconoscerlo questo amore? In altre parole, perché se abbiamo tanto bisogno di un padre, di un amore, poi nella vita tante volte ci allontaniamo da lui? Perché esiste il rifiuto di Dio? Perché l'indifferenza? Perché la bestemmia, no? Non solo la bestemmia verbale, ma quella di una vita che viva come se Dio non ci fosse. Anche qui la risposta non è difficile se ci guardiamo dentro. Perché a volte ci sembra che aver bisogno di un padre, cercare un padre, madre nel mondo, crei quasi una dipendenza, ci faccia essere quasi minori, poco adulti, poco liberi. C'è una bellissima testimonianza di uno dei grandi scrittori del Novecento, Kafka. Sapete che Kafka ha scritto una lettera al padre? Una lettera al padre che è uno dei capolavori letterari del Novecento. Ma dove dice una cosa terribile? Vi leggo queste parole della lettera al padre di Hans Kafka. Dice così: la sensazione di nullità che spesso mi domina ha origine in gran parte dalla tua influenza. Io potevo gustare quello che tu ci dai solo a prezzo di vergogna, fatica, debolezza, senza di voi. Insomma, potevo esserti riconoscente come lo è dimenticato, non con i fatti. Il primo risultato visibile di queste impressioni quello di farmi fuggire tutto quanto, sia pure alla lontana che ricordasse di te. Ecco, invece, questo è il motivo per cui tante volte l'uomo fugge da Dio, perché ha paura di trovare un padre padrone di cui essere servo. E noi amiamo troppo la nostra libertà, la nostra autonomia, poter giocare a noi la nostra vita. Dunque, il nostro cuore è un abisso, da una parte c'è questa nostalgia del totalmente altro, questa nostalgia di Dio, dall'altra c'è questa paura, questo rifiuto di abbandonarci, questa resistenza. Vedete, questo è il cuore umano, è una lotta, un'agonia, un'agonia, lotta, dove il desiderio di Dio, la nostalgia del suo abbraccio, la paura del padre padrone del perdere la nostra libertà sembrano essere continuamente in conflitto. Allora c'è una sola possibilità perché questo conflitto si risolva e perché il nostro cuore trovi la pace: comprendere, e non solo con la mente ma con il cuore, che questo padre, questa madre nell'amore al quale ci abbandoniamo in nessun modo è il nostro nemico, il nostro concorrente, ma è un padre che è molto alto per la nostra libertà, la nostra verità, la nostra gioia. Dio non è il concorrente dell'uomo, Dio è il grande alleato della nostra felicità. E questo io sono profondamente convinto. Nessuno vuole la nostra felicità,
scenario del nostro cuore inquieto, al tempo stesso del cielo di Dio, che ha paura di abbandonarsi a te. A questo vorrei aggiungere, sia pure sì, con pochissimi tratti, un secondo scenario della ricerca del Padre, ed è quello dell'epoca nella quale ci sia stato dato di vivere. Noi siamo tutti donne e uomini che sono nati nel tempo in cui l'ideologia affascinava ancora i cuori di noi. Se noi ancora pensiamo agli ultimi decenni del secolo scorso, fino al fatidico 1989, l'anno del crollo del muro di Berlino, la stagione, anche se penso alla mia giovinezza, è stata quella in cui si avvertiva il sonno, il fascino dell'emancipazione, questa straordinaria parola che riassumeva tutte le grandi aspirazioni dell'ideologia moderna. Che cos'è l'emancipazione? L'emancipazione è l'essere padroni del proprio destino, il non dovere niente a nessuno, il farsi da sé, il voler essere protagonisti esclusivi della propria vita. Ebbene, il sogno dell'emancipazione è stato alla base di tutte le ideologie moderne, di destra e di sinistra. È stata la nuova aspirazione che ha spinto intere masse, interi popoli, a cercare attraverso la rivoluzione la realizzazione di sé. Ma noi abbiamo vissuto abbastanza anche più giovani per sapere come questo sogno emancipatorio abbia prodotto contemporaneamente un'immane misura di violenza. Sapete che secondo i calcoli di uno storico marxista, Eric Hobsbawm, che ha scritto un bellissimo libro, Il secolo breve, alla fine del Novecento un terzo dell'umanità, l'inizio del secolo, era stata sterminata da guerre, genocidi, totalitarismi, violenze. Dunque, noi sappiamo che il sogno emancipatore, questo sogno di libertà, si è scontrato col totalitarismo, con la violenza che ha voluto imporre al mondo e agli altri la propria ragione. Ed è qui, in questo conflitto, che è stato il conflitto epocale di cui tutti, più o meno direttamente, siamo figli, che si è andato profilando un ritorno del padre, anche nella società. Vedete, la società moderna, quella che è stata costruita sul sogno dell'emancipazione, viene definita una società senza padre, cioè una società dove, volendo essere ognuno indipendente, non c'è un padre che ci unisca, un abbraccio che ci unisca. Ma la grande domanda è questa: una società senza padre è una società più umana? O alla fine è una società triste, una forma di solitudine? In realtà, quando nessuno vuole rinunciare al proprio sogno emancipatore, qual è il vero? Quello di una libertà, egalità, fraternità più grande, una libertà, un'uguaglianza, una fraternità maggiore, quello alla fine di una maggiore solitudine. Ecco, amici, è questa la grande sfida che ci consegna la fine del Novecento. Gli inizi del terzo millennio sono quelli di un'epoca in cui i miti dell'ideologia, i grandi racconti dell'ideologia di destra e di sinistra, dal socialismo reale a tutte le forme di fascismo e di totalitarismo, ci hanno lasciato aperta la crisi. In realtà, un mondo governato soltanto dalla potenza della violenza e della ragione non è un mondo più libero, più uguale, più fraterno. Anche qui si scopre il bisogno di un padre, e madre dell'amore, che sia in grado di unirci senza schiacciarci, senza negare la nostra libertà. E allora, come vedete, tanto dagli scenari del mondo quanto dagli scenari del tempo,
totalmente altro, cioè di un abbraccio benedicente che sia in grado di comunicarci un amore più grande di tutte le nostre solitudini, i nostri tradimenti, una nostalgia di Dio. Ecco, io sono profondamente convinto che il grande collaboratore di Dio è il nostro amore. Noi abbiamo bisogno di Dio, sia come singoli, sia come comunità, come popolo, come destino comune. Abbiamo bisogno di un Dio che sappia renderci più umani, più liberi, più fratelli. E allora la domanda con cui mi avvicino al racconto che abbiamo ascoltato della parabola del padre misericordioso è questa: qual è il volto di questo padre che Gesù ci presenta? Vedete, se noi pensiamo, è motivo per cui Papa Francesco sta toccando il cuore di tutti, no? E cerchiamo una risposta a questa domanda. Io non esiterei a dire che la ragione semplicissima è perché Papa Francesco mostra a tutti la tenerezza e la misericordia di Dio. Papa Francesco non vuole giudicare nessuno, vuole che quello sguardo d'amore con cui Dio guarda tutti e ciascuno, anche le persone nella situazione più difficile, apparentemente più lontana dalla vicinanza di Dio, quello sguardo d'amore possa essere trasmesso anche attraverso la Chiesa, i suoi pastori, i suoi testimoni. Ecco, dobbiamo ritrovare il volto del Padre, dobbiamo fare un'esperienza così da diventare noi stessi volto di questa tenerezza, di questa misericordia. Allora, dentro nella seconda andata di questo ponte, alla ricerca del Padre, il volto del Padre. Ponendomi questa domanda, ma qual è il volto del Padre di Gesù? Il Padre di questa parabola, capite bene che in questa parabola il Padre è il Dio di Gesù, il Dio che Gesù ci sta annunciando. Non vi scandalizzate, il Dio in cui Gesù crede, perché sappiate che dal punto di vista della sua condizione umana Gesù ha avuto fede. Lui era il figlio di Dio, ma facendosi uomo, dice Paolo, è entrato nella kenosi, cioè in un annientamento, in un nascondimento, e questo gli ha consentito di avere fede, di avere fede. La lettera agli Ebrei ci dice che Gesù è l'arca costa, che è andato avanti a noi nella notte della fede. Come uomo Gesù ha vissuto le notti della fede e si è abbandonato a Dio Padre. Allora, qual è il volto di questo Padre? Ecco quello che la parabola ci dice. Il Padre della parabola presenta sette tratti che io brevemente vi evoco. Vorrei che su ciascuno, per un istante, ognuno si fermasse chiedendosi: ma è questo il Dio in cui io credo? È il Dio di Gesù, è il Padre che lui ci ha presentato. Ebbene, qual è il primo di questi tratti? Io non esiterei a dire che il primo tratto del Padre di Gesù, del Dio che Gesù annuncia, in cui Gesù crede, è l'umiltà. Dio è umile. Ve lo spiego subito. Quando il figlio va dalla madre e gli dice: dammi ton bio in greco, cioè dammi la sostanza, dammi il bene con cui io me ne posso andare e fare la mia vita, che cosa fa il padre? Uno di noi, vedrete, ti faccio vedere io ton bio. Lui invece gli dà tutto quello che il figlio gli chiede. Questo è il Dio si fa piccolo davanti alla nostra libertà. Dio limita se stesso perché noi possiamo esistere nel coraggio, nell'audacia, nel rischio della nostra libertà. Questa è l'umiltà di Dio.
ho detto, tu sei carina, tu sei bellezza, tu sei carina. Dice, tu sei umiltà. L'umiltà di Dio è l'altro nome del rispetto che lui ha per le nostre libertà. L'ebraico, questa lingua forte, concreta, pensate che l'ebraico, la lingua in cui è scritto l'Antico Testamento, ha soltanto 5.750 parole. Pensate che una lingua moderna, che in italiano ha più di 100.000, l'arabo ha un milione, l'ebraico ha soltanto 5.750 parole. E come fa a dire tutto? È una lingua concreta, no? Dice con le immagini. Allora sapete come si dice in ebraico l'umiltà di Dio? Una parola un po' curiosa. Zimzum, che in ebraico significa contrazione. Dio si contrae, si cattura, perché noi possiamo esistere liberi davanti a lui. Ecco l'umiltà di Dio, questo sovrano rispetto della nostra libertà. Questa tenerezza di Dio davanti alla nostra volontà di essere noi stessi. Aureo, che è stato un grande mistico, dice: la virtù che è nascosta nel più profondo di Dio è l'umiltà. Dunque pensate che rivoluzione rispetto all'idea di un Dio sovrano, onnipotente, nell'alto dei cieli. Gesù ci presenta un Dio umile. Padre della Madre, e lui stesso Gesù, il Figlio incarnato, il Figlio eterno, accetta con umiltà gli scherzi e le offese, la vergogna della croce. Ecco, solo Dio può essere. Voi sapete che letteralmente, etimologicamente, umile significa uno che sta attaccato all'humus, al suolo. Ora noi siamo già talmente a terra che dove ci andiamo ad attaccare? L'unico che può essere veramente umile è Dio. Allora guardate come è bello. Il primo volto del Padre di Gesù è la sua infinita umiltà. Secondo, quando il figlio se ne va, che cosa fa il padre? Si dimentica del figlio? No. Guardate, c'è una parola bellissima. Quando il figlio ritorna, il padre lo vede, dice il testo greco, makar, che significa da lontano. Capite? Cioè il padre sta lì alla finestra, ardendo di desiderio che suo figlio tornasse. Allora sapete qual è la seconda caratteristica del padre di Gesù? Che è pieno di speranza. È uno che sa aspettare, sa desiderare. Dio è desiderio, Dio è attesa, Dio è speranza. Dio non è uno per il quale noi, chiamo di fretta, non saremo proprio Dio. Dio ti desidera perché ti ama. Ognuno di noi. Questa speranza di Dio è una cosa che ci va a dare l'attività. Se noi che siamo così miserabili, noi dovremmo avere speranza che Dio abbia misericordia. Invece è Lui che spera, è Lui che ci desidera, è Lui che ci attende, è Lui che sta alla finestra pronto a correrci incontro, a gettarci le braccia al collo per dirci che ci ama. Ecco, non solo c'è la speranza in Dio, c'è la speranza di Dio. E secondo me, quando tu sai che l'amante ti desidera, è più facile rispondere l'amore, no? L'amore che annulla l'amante, amato per loro. Ecco, chi ama desidera essere amato. Ebbene, il padre della parabola è un padre che spera e un padre che ama. Terza caratteristica. Quando il figlio arriva, il padre si commuove, la parola greca è espantinis. Ora, scusate se faccio un attimo il professore di lingua ebraica.
Sapete in ebraico come si dice misericordia? L'ebraico, come detto, è una lingua concreta, no? Allora, per dire la misericordia, l'ebraico biblico dice rahamim, che significa l'utero, il grembo materno. Questa è la misericordia. Perché anche noi diciamo, no, che non gli scarafoni è benissimo. Questa è la misericordia. Cioè che Dio ti ama non perché tu sei buono e bello, ma Dio ti rende buono e bello perché ti ama. Cioè la misericordia, la infinita tenerezza con cui Dio ci ama, direbbe qualcuno a prescindere. Cioè chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, Dio ti ama. Perché una madre non ama a condizione. Una madre ama per tutto me, incondizionatamente. Dio ama così. E questo è la sua misericordia. Questa è la sua tenerezza infinita. Cioè, qualunque cosa tu abbia fatto, Dio non ha mai cessato di amarti. Sentite, questa è la nostra fiducia, questa è la nostra speranza, la certezza di un amore che non ha bisogno di meriti. Ve lo ripeto, San Bernardo lo diceva con questa frase forte: Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, Dio ci rende buoni e belli perché ci ama. Ecco, rahamim, misericordia. Allora, guardate com'è bello questo Dio unico, questo Dio speranzoso, questo Dio dell'amore infinito, della misericordia che copre, della misericordia che copre. Quanto tratto del volto del padre? Quando il figlio arriva, che cosa fa questo padre? Gli corre il conto. Ora questo nel mondo semitico, nel mondo della Bibbia, è una cosa scandalosa, perché il padre è l'autorità ed è il figlio, soprattutto un figlio peccatore, che tornando deve andare a gettarsi sui piedi e dire quello che il figlio effettivamente dice. Gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo padre. E invece questo padre gli corre incontro, lo abbraccia, cioè non ha paura di perdere la sua dignità. Allora qui c'è una cosa bellissima, che la vera autorità non è l'autoritarismo di chi dice tu non sai chi sono io. La vera autorità è l'autorevolezza di chi ama mettendosi in gioco fino in fondo. Perché ci piace Papa Francesco? Perché lui non ama i segni dell'autorità, non vuole essere considerato un potente, è uno semplice che ti vuol bene, che ti fa sentire amato, che ti fa sentire la tenerezza del suo amore. Questo è il nostro Dio. Ha il coraggio di mettersi in gioco, un Dio che rischia. In fondo, chi glielo faceva fare questo Dio? Di crearci, di mandarci i suoi figli, di continuare a cercarci con tutte le cose che abbiamo combinato. Eppure lui rischia, ci viene incontro, ci accoglie. Non solo, ma quinta caratteristica, è felice come un bambino. Dio fa festa, c'è la gioia di Dio. Noi pensiamo sempre alla nostra gioia, perché siamo tutti dimenticanti di amore e di felicità. Ma la parabola ci fa capire una cosa, che Dio è felice se noi torniamo a Dio. E noi siamo importanti. Tanto che, come un bambino, no, organizza una festa, il banchetto, il vitello grasso, le capi, i suoni, le musiche, i canti. Ecco, la gioia. Mi ricordo quando ero bambino e non volevo mangiare qualcosa, allora c'era, mi diceva, io piango. Beh, in fondo avevo ragione. Se è vero che Dio è felice quando noi siamo buoni, dobbiamo pensare che Dio si dispiace quando non lo siamo. Allora dobbiamo cercare di non far piangere troppo il nostro Dio e di dare un po' di gioia al suo cuore.
fatta per lui. E poi un sesto carattere su cui vorrei un attimo ci fermassi. Se Dio ti riesce, significa che Dio ha sofferto. Sì, la gioia c'è veramente solo in chi è capace di soffrire. Cioè, provate a pensare, qualcuno in mezzo a voi avrà fatto l'esperienza, un figlio che è andato lontano, la sofferenza di distacco, il dolore di capire, ora non sta più con noi, non un attimo. Poi quando torna, la gioia che ora, ci sarebbe la gioia se non ci fosse stato quel dolore. La gioia è l'altro volto del dolore. Noi vorremmo sempre fare festa, ma nessuno comprenderà la bellezza della festa se non avrà conosciuto il dolore. Nessuno sa quanto è bella la patria come chi ha conosciuto il dolore. Sì, no? Allora, amici, il volto di questo Dio comprende anche la sofferenza. Noi, quando diciamo che Dio soffre, ci scandalizziamo. Ma badate, non lo dico io, lo dice la fede della Chiesa. Dice uno dei concili della Chiesa antica. Unus de Trinitate passus est. È uno della Trinità che ha sofferto. Ora, se Gesù ha sofferto, lui figlio di Dio, volete che Dio Padre, che lo ha consegnato alla morte per noi, non sia capace di soffrire? Attenzione, la sofferenza del mondo. Posso chiedervi una cosa? Rispondete nel vostro cuore. Nella vostra vita voi avete veramente amato qualcuno? Ora, se avete veramente amato qualcuno, avete sofferto per amore di questa persona? Io la risposta me la faccio. Dio ci ama. Non per scherzo, dice in una rivelazione a Sant'Angelo da Foligno, non per scherzo, non per scherzo. Allora significa che Dio soffre anche del nostro difetto, della nostra lontananza. Ecco, riscoprire la sofferenza. Io ricordo la commozione con cui lessi tanti anni fa un testo di Jacques Maritain, un grande filosofo cattolico francese, che dopo la morte di sua moglie, Marissa, lesse il giornale, il diario di Marissa, e nel giornale Marissa parla per lunghe pagine della sofferenza di Dio. E Maritain era in fondo un aristotelico, e nella visione aristotelica Dio è impassibile, si convertì alle lettere della sofferenza di Dio. Capì che il Dio biblico non è il Dio di Aristotele. Non è un pezzo di ghiaccio indifferente, ma un Dio che soffre per amore. Ed è un Dio che proprio per questo, con la sua sofferenza, ci acquista, ci conquista, ci attraversa. Dunque, sei caratteristiche di questo Dio che abbiamo voluto brevemente richiamare. La prima, l'umiltà. La seconda, la speranza. La terza, la compassione, la misericordia. La quarta, il coraggio di non lasciare la morte. Dio rischia. La quinta, la sua gioia. La sesta, la sua sofferenza. E la settima, non ve la dico. Anche perché non la so. Cioè, la settima, tutto quello che resta. No? Perché, vedete, la rivelazione non è come una specie di terno rotto che esce di un lato, tu sai, la rivelazione dice e non dice. Che significa la parola rivelazione? Significa questo, rivelare. Quindi c'è l'idea del velo, il velo, no? Rivelare. Sapete che significa le parole latine? Significa due cose. Significa negare e affermare. Allora la rivelazione contemporaneamente è l'atto con cui Dio toglie il velo e si nasconde. Ma se ci pensate,
Questo è il linguaggio dell'amore. Quando due innamorati non hanno più niente da dirsi perché pensano di aver capito tutto dell'altro, di aver detto tutto di sé, non si amano più. È semplice. Perché l'amore o è l'impegno, la scoperta, la lotta di ogni giorno, o è l'impianto di tutta la vita. Quando io vedo due coniugi anziani che si guardano con tenerezza d'amore, dopo casomai anni e anni di matrimonio, ci sarà qualche coppia avanti negli anni, di mezzo, o mi commuovo, è una cosa bellissima. Perché uno che riesce a essere innamorato, quando parlo ai fidanzati, no? Io parlo a tutti i fidanzati del mio diocesi, sia nelle zone, ma mi ricordo tutti all'orecchio, quelli che si sposano per gli altri. La prima cosa che dicono, sapete perché Padre Bruno mi parla? Perché Padre Bruno è un innamorato. Come voi siete degli innamorati? Se io non fossi innamorato di Dio, no? Se io non incontrassi ogni giorno il modo nuovo come siete, e scoprissi ogni giorno qualcosa del suo amore, ma come potrei guardare la figlia innamorata del mondo? Ecco, l'ultimo tratto di Dio, il tratto silenzioso, misterioso, della sua profondità, della sua sfida a lasciarsi scoprire in un cammino che dura tutta la vita. Non stancatevi mai di essere cercatori di Dio, di desiderare Dio, di voler scoprire il suo volto. Guai a sentirci arrivati, guai a pensare che siamo padroni ormai della verità. No, la verità non è qualcosa che si possiede, è qualcuno che ti possiede. La tua vita dovrà essere un continuo pellegrinaggio nella verità. Anche un San Comodo come Monsignor Di Fabio, un vescovo della Chiesa, che ha camminato tanto nella vita, e uno che ogni giorno cerca di fare. Io ricordo quando dissi queste cose alla presenza di Giovanni Paolo II, anzi dissi una cosa proprio preparata, dissi: se questo è vero, se Dio si deve sempre scoprire, il credente è un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. E io vedevo Giovanni Paolo II al di là della porta, davanti a lui camminare nella curia, e sapete che fece in quel momento Giovanni Paolo? A dire proprio così: Dio non lo si conquista mai, Dio è cercato sempre con desiderio, con amore, con passione. Dio è il fuoco di volare. E arriviamo alla terza e ultima parte. Abbiamo detto la ricerca di Dio, il bisogno del nostro cuore pluriego, il bisogno della nostra epoca, in cui abbiamo visto i sette tratti del volto di Dio che Gesù ci presenta. Adesso chi siamo noi? Mangiare insieme significa unirsi.
Per cui se tu mangi il porco diventi un porco, si diventa il porco. È la alienazione. Allora vedete, il figlio ha voluto vivere la sua avventura, si è ridotto a desiderare di mangiare il cibo di porci. Poi è diventato un porco. Questo è detto con un'immagine forte, è la alienazione del peccato. Cioè ve lo dico con altre parole. Il peccato non solo è male, ti abbrutisce, ti rende meno uomo, meno libero, meno bello, meno puro, meno vero, meno trasparente. Il peccato è una malattia dell'anima, non è una conquista, un'affermazione di sé. Allora, questo povero ragazzo fa un cammino, che è un ritorno. Qui c'è un'idea bellissima. Sapete come si dice in ebraico conversione? Anzitutto, sapete che significa conversione in italiano? Cambiare rotta, no? Io sto andando in una direzione, mi converto, cambio direzione. Questa è la parola latina. La parola greca, metanoia, cambio mentalità, il mio nous si trasforma. Bene queste parole, però alla fine riguardano proprio un solo. In ebraico, la solita lingua concreta, non fatta di pietre, di carne, di sangue, di sole, di acqua, eccetera. Conversione si dice peshuva. Sapete che significa? Tornare a casa, il ritorno. Questa è la conversione. Cioè, mentre in latino e in greco, anche in italiano, la conversione sembra riguardare solo noi, sono io che mi converto, sono io che cambio mentalità. In ebraico la conversione riguarda sempre c'è uno che mi aspetta e sono io che torno a casa. Guardate qua bene. Cioè la conversione, la teshuvah, è la nostalgia di un ritorno. È il desiderio di tornare in quella casa dove c'è pane e abbondanza per tutti. Dove c'è un padre che ti accoglie nell'amore. Teshuvah. Com'è bello pensare che noi in fondo siamo noi chiamati a un ritorno e che la nostra grande battaglia è se ritornare quando ce ne abbiamo le mani della storia della vita volendo andare da noi stessi ci dimentichiamo che c'è qualcuno che ci aspetta quando ne abbiamo coscienza cambia la nostra vita. Allora, qual è il cammino del giovane? Un cammino di 5 anni. Primo, sta male, mangia il cibo dei porci. All'inizio di una conversione c'è sempre questo disagio, capire che il male ci fa male, il peccato non è bello, non si sta a casa, si sta in esilio. Allora la prima tappa è percepire l'esilio esteriore. All'inizio di ogni conversione c'è l'egoismo, io sto male, voglio stare bene. No, io mi metto alla ricerca di Dio perché ho fatto altri tentativi e sto male. Quindi percepire l'esilio esteriore. Secondo momento, ricordare la patria dell'amore. Nella casa del padre c'è pane in abbondanza. Come è importante ricordarci che Dio ci ama. Io dico sempre me stesso, e l'ho detto sempre nella mia predicazione, tutta la mia vita, non stanchiamoci mai di annunciare la tenerezza di Dio, la bontà di Dio. Perché verrà il momento in cui il peccatore si ricorderà di Dio. Quello sarà l'inizio della sua conversione. Allora, prima tappa, percepire l'esilio esteriore. Secondo, ricordare la patria dell'amore. Terza tappa. Sentire il dolore di non aver amato l'amore, percepire l'esilio interiore. Il giovane dice, mi alzerò a mio padre e gli dirò, vado peccato contro il cielo, contro di te. Cioè sentire che tu hai fatto male, non hai amato l'amore, sei stato ingrato, hai ferito un cuore che batteva d'amore per te. Quarta tappa,
Le imprecazioni dei tempi hanno al
sono più gradevoli che le alleluia della gente per me. Quindi, corni torti, alleluia, preghiere, non servono a niente se il cuore non è umile e non è misericordioso. Nessuno di noi è un arrivato, siamo tutti dei poveri preghieri. Conclusione. Grazie, Signore, con te. Sì. E per fare donna.
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Anche per quelli che pescano, sapete?